Il compianto Schiraggi è sparito. Sai chi è Schiraggi? Purtroppo no. Schiraggi è colui che sul web YouTube ha fatto 220 e tutti lo additavano come il più forte in assoluto. Io feci una video reaction e glieli annullai completamente perché era rimbalzata e tutto il resto. Quindi adesso ragazzi non rompete più coglioni perché lui, personaggio su YouTube che ha fatto la panca più alta, ha provata. Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video con uno strongman campione italiano. Sì, esatto. Sono Andrea Invernizzi e sono il campione italiano di strongman in carica. Quanto pesi? 156-157 adesso. 156? Che HP6? H, non so neanche cosa vuol dire. Altezza peso. Grande. Però, non ho idea. Sei alto? 1,98. Quindi sei HP più Marco, tu che sei bravo nell'addizione? Più 52, sei preso 150 kg ed è 1,98. HP più 52. Una domanda di rito devo fartela a sto punto. Sei pronto? Gliela fai tu Marco, io ho paura che mi picchia. No, sei natural, penso sia quella, giusto? Penso, presumo. Io vado via, eh. Allora, nello strongman non esiste il doping, per cui è a discrezione di ognuno decidere se prendere sostanze ad incrementare la performance o meno. Quindi scusa, non c'è una barriera antidoping, è a discrezione del praticante, giusto? Quindi uno può gareggiare come gli pare, dopato o meno, giusto? Sì, esatto, la scelta è del praticante, non ci sono i controlli antidoping. Oggi vedremo la panca piana, che non è un'alzata che fanno gli strongman, ovviamente. Voi fate il log lift, che è una meta di press quasi. Diversi eventi di press, c'è cioè il log lift, l'axle press, la viking press, ma non facciamo panca piana. E non c'è neanche un esercizio diretto di spinta per i pettorali, per il torace, giusto? No, non ci sono eventi dove si utilizza esclusivamente il petto. Si fa magari un evento di push, di camion, ma un lavoro di gambe, diciamo. E allora perché sei qui a far panca piana se non fai magari... Sarai scarsissimo, un 200 kg al massimo li fai? Non è un evento strongman, ma a me piace molto la panca. E il mio sogno nel cassetto, prima di ritirarmi dalle competizioni sportive, è portare un numero importante di panca. Quanto pensi di fare oggi? Spero di fare attorno ai 230 kg. Ok. La maglia sarà una super katana? Oddio, ci vorrebbe una 5... È questa la maglia? Sa che tira raw il signor Invernizzi. Questa è di cotone, che stiamo dicendo? Cioè questa maglia di cotone basta ti metti. Quindi un raw, cioè 230 kg raw vuoi fare oggi? In allenamento a casa ho fatto 250 in passato, però oggi vediamo... Ma rimbalzata immagino. Tu lo sai che qui devi fare il fermo, questa è la casa accademica della forza, qui le cose si fanno pulite. Io seguo maestro Domingo. E il maestro Marco. Non... Maestro Marco. Ma io sono un consulente. Tu sei il maestro oggi, lui è l'allievo oggi. Marco no. È intimorito. No, porto rispetto, ragazzi. Porti rispetto cosa? Siamo noi a insegnare la panca, lui deve portare rispetto alla panca piana. Qui siamo nella casa della forza. Ma io vengo da un mondo in cui il più grosso ha sempre ragione, il più forte parla per ultimo e questa è la mia storia. Però tu comunque hai vinto il tuo, sulla panca piana secondo me puoi dire la tua. Vabbè dai, bando alle ciance, iniziamo il riscaldamento. Adesso ci farei vedere la panca come mamma ti ha fatto, natural praticamente. Puoi sdraiarti. Quindi abbiamo una presa Mignoli a 81. Che è stretta. Una persona così alta con una presa così corta è abbastanza raro. Sì, però esistono. Lui, però i classici panzoni dell'IPF, sai, hanno prese strette, rimbalzano sul panzone. Julius Maddox, tipo. E lui è più un Thor, più sperando che non si strappi il pettorale, ovviamente. Cazzo. Ah, si è già strappato. Allora è Thor per eccellenza. Anch'io ho avuto uno strappo. Sì, non ci interessa. Ok. Sgancia. Ok, lui non sta depresso, scapole completamente fuori. Lascialo fare. Lascialo nella sua... Sinking spot. Spot, certo. Spot, cosa ho detto? Certo, spot. Sinking spot, esatto. È l'annuncio pubblicitario che affonda. Perché apri le mani? Tipo Marco con la military. Perché okay. Scaricando il peso non serve stringere il bilancer. Comunque la tecnica è buona. No, la tecnica non è buona. Se lo butta sul petto, sprofonda, non sta completamente incastrato, tutorial per farsi male. Potrebbe fare di meglio, però nel complesso a me piace molto come lavora, perché ha quell'assetto che hanno anche i panchisti molto corpulenti, come Eric Spoto, come Julius Maddox, panca corta, stretta, lavoro muscolare. Okay. Lavoro muscolare. Ora però gli facciamo vedere la panca come si fa qui dentro. Quindi farò, anzi fagliela vedere tu perché io non c'ho i foco medici a questa altezza. Okay, fagliela vedere direttamente mentre la fai Marco. Ah no, devo passare, scusa. Non bisogna mai scavalcare il bilanciere, porta sfortuna. Mai passare. Io pur essendo più basso di lui, apro di più la presa per avere una miglior risultante vettoriale spalla polso. Lui così ha meno risultante, io così ne ho di più. Per non brasarvi i coglioni procedo. Io nascondo le spalle e offro il petto. Devi abbassare le scapole e farle toccare. Nascondi le giunture per proteggerle e offri in sacrificio i muscoli.
Tocchi appena appena il pettorale senza sprofondarlo. E poi faccio il fermo per abituarmi ai parametri di gara. Questo in sintesi è una panca piana valida e tecnica. Per fartela molto breve, mi metti questo, sì, scusa, aspetta, che devo dispensare il mio sapere al campione di Strongman. Non essere imbarazzato, tu sei il maestro oggi. Sì, sì, e lui sì, è l'allievo. Sì, l'allievo che mi dà uno schiaffo e mi esplode la testa. Ma non siamo a un combattimento di boxe qui. Te la semplifico subito. Spinta a forbice. Una cosa che dico spesso. La mano va avanti, la spalla va indietro. Cioè fai questo lavoro qua. È controintuitivo, perché se lanci un oggetto fai questo. Se colpisci fai questo. Quindi la spalla segue. In questo caso è il contrario. La spalla scappa indietro finché la mano va avanti. Così io la spalla è al sicuro. Di dargli, come l'altra volta, un bastone e metterglielo. No. Cioè, nel senso no. No, con Gaggi c'era il discorso. Sì, 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 sì. Bend the bar per stare in alto. And bend that bar and pull it in. Adesso mimeremo il gesto della panca piana. Questo è il bilanciere. L'idea di fondo è che quando tu lo stacchi, tu stai così, che cerchi di usare le spalle, no? Tu devi fare questo. Ovviamente non hai tanta mobilità, cerca almeno di stare addotto e depresso. A questo punto arrivi al petto senza sprofondare. In tensione e vai su. E la spalla rimane in sede. Perfetto, ora. Oh, buono, bello, mi piace. Vai al petto adesso. Vai su senza spingere con le spalle, vai, allontanalo. Risetta di sempre prima di partire. Buono, comunque ci sta, eh? Ci sta. Deve solo capire che deve fare questa cosa. Devi sempre. Una domanda, ma nel discorso del fermo, se sprofondo leggermente, vale comunque? È valido, però disperdi energia. Okay. È solamente un errore dato dal fatto che non riesci a. C'è anche da dire che il recordman mondiale di panca piana sprofonda in pancia e poi dà la botta. Sì, a me non piacciono quelle americanate. Campione mondiale. Nel cesso. Non ti piace, vaffanculo, non ti piace. Basta, non gli piace, non gli piace. Lui è campione italiano, non è mondiale, quindi è come allo stesso livello. Parlo del campione recordman mondiale di panca piana. Sì, ma la signora Pina che guarda il tutorial non gli interessa bene, questo. Abbiamo rispetto al dottor Rossi e signora Pina. Va bene, perché la signora Pina giustamente si relaziona con i vernizi, no, giustamente, no? La signora Pina vede uno così. Sì, ah, sono anch'io le mozzarelle posso fare. Invernizi che le compra sul mercato e si ricorda battutone, il battutista è arrivato. Ti piacciono le mozzarelle? Allora? Procediamo, dai. Nel tuo caso, procediamo. Marco adesso ti rifarà rivedere con 120 kg. Vedi come tocca bene lui, non sprofonda, e lo tiene con le scapole. Grazie per l'aiuto. Scusami. Vai tu, Andrea. Strizzi le spalle, sganci strizzando le spalle, scendi strizzando le spalle e sali strizzando le spalle. Ecco io. Adesso adduci. No, aspetta, adduci le scapole. Non ce l'ho fatta. Ci hai fatto? Strizza. Fermoli, non strizza. Sprofondare. Vai su. Su, su. Cerca di toccare appena, tocca appena. Col dorso, non sprofondare. Vedi che stai sprofondando, tocca appena la maglietta, sensibilità, vai, piano, no, su. Vabbè, continui a buttartelo addosso, capito? Per me è irrilevante che lui scelga di affondare. Sì, però vogliamo cercare di dargli un po' di propriocezione. Per me è prioritario l'assetto. Allora, vogliamo concedergli questa licenza poetica per oggi? Assolutamente sì, per me è prioritario impostarlo sull'assetto. Poi se vuole scaricare un po' di peso addosso, per me non c'è problema. A me sembrava di toccarti appena. Ma in realtà non è così, facevi questo, si vedeva. Poi nella sua filosofia di lavoro, il bilanciere deve appena sfiorare il bordo superiore del tessuto della maglietta, cristallizzarsi nel tempo e poi aspettare il comando. Ma loro sono poeti, loro sono artisti della panca piana. Però comunque nella panca piana tu devi fare i conti con un supporto esterno al tuo corpo. Impostarsi un attimo può essere utile anche per evitare infortuni. Certo, no, perché quello. Anch'io ho avuto uno strappo al pettorale come te molti anni fa e devo dirti che se mi fossi assettato meglio, se avessi saputo alcune cose, non mi strappavo. Mi sono strappato al pettorale sinistro 2 anni fa facendo panca. Oh, hai tirato così in comune, Marco, che tenero. Tu sei il sinistro o il destro? Destro. No, siamo complementari. Comunista. Adesso quanto mettiamo? Possiamo già salire, so, 140, 50. Marco è come te, salta grosso, però poi lui fallisce miseramente. Io faccio 150 secco e chiudo. Oh. Io non mi scaldo, io non 150 mi scaldo. Signori. Marco, 150 kg è un salto di 30 kg. Sì. Bisogna fare un po' di riscaldamento ogni tanto però, eh. Riscaldamento non esiste, l'ho già detto, se uno si allena con il mio sistema di lavoro non ha bisogno di scaldarsi. Qual è il tuo sistema di lavoro? Io mi ispiro al metodo bulgaro e quindi faccio massimali quotidiani più volte al giorno. Ma perché Abajib faceva tutto a gratis freddo? Io non parlo per interposta persona, non so nel dettaglio come facessi Abajib, io ho scoperto che quando sei molto condizionato i passaggi da zero a massimale sono pochissimi. E tu sei condizionato, vero? Beh, faccio massimali. E allora vai! 2 volte al giorno. Che cazzo devo fare? Non ribalzare, però. Marco, tu 150 fai sempre il Boeing. Su! Bella, bella, mi è piaciuta.
Grazie. Buono, bravo. Ormai Marco ha imparato a fare un fermo qualitativo, così come l'Accademia Italiana della, della Forza. Da quando mi hai messo un calendario gare, da qui fino a settembre. E ci mancherebbe pure. Continua a gareggiare, a sto punto faccio il fermo di fisso. Ora, no? Tu stacchi ad Andrea, falli volare sul soffitto, cercando di farli quantomeno nel modo più pulito possibile. Andrea, al tuo segnale, dici vai. Scatenate l'inferno. Io sgancio. Hai talloni a terra, ovviamente, non ti ho controllato prima. Su. No, questa l'hai fatta meglio già, eh. Potrei darti qualche dettaglio sul leg drive, se puoi abbassarti perché non entreresti nell'inquadratura. Tu sei così, no? Stai sdraiato. Ma se ci posizioniamo, appena appoggiato col culo, così, le gambe cominciano a bruciarmi per la tensione e stai un po' più per alto. Però è già tassante questa posizione, non so se riesci a mantenerla. Possiamo fare una prova? Lui con i talloni alti fa come Kirill Sarisev, crea un arco riflesso dalla spalla. Ma qui siamo in una federazione italiana. Per carità. Devi spingere il bacino contro le scapole. Devi accartocciarti come un verme quando cammina, insomma. Vai. Esatto. Tu. Vabbè dai, fai quello che riesci a fare. È difficile settare un bestione del genere. Poi sempre secondo i poeti estinti qua dell'Accademia della Forza, il gluteo dovrebbe appena appena sfiorare la superficie di cuoio della panca. Il gluteo deve essere appena a contatto ma senza appoggiarsi, senza squagliarsi. Quindi troppo, gluteo... Troppe informazioni una volta. Troppe informazioni, il suo cervello non riesce a... come il tuo, lavora per settori. Abbiamo Tesla qua davanti, cazzo, è giusto, giusto. Meno male veramente che si... Veramente ha una BMW. Sì, sì, sì. Ah, Tesla, no la macchina. No, dico Nicola Tesla. Nicola Tesla. Comunque sono d'accordo con lui, un po' per volta ci si imposta in panca piana. Il military press mi piace di più perché è molto più istintivo. Adesso quanto vogliamo caricare? 170. Marco, puoi anche uscire dal riscaldamento perché bisogna... Io li provo, affanculo. Io li provo. Marco, sono 170 kg. Vabbè, mi pianterò, che cazzo devo fare? Mi pianto. Perderò un collaboratore. Beh, tanto ne avrai altri che arriveranno nell'universo. Non c'è altri Marco PT. No, io li provo, affanculo. 170 per Marco, è un folle. Fai un fermo autogestito, non ti do il press, ok? Via! Così ad occhio ti potevo dare un 160 risicati, eh. Adesso Andrea con una mano li metti a posto. Col fermo, facciamo il press, ok? Via! Press! Allora Andrea, che le lanciate. Non devi staccare la testa, almeno quello, perché è nulla. Questa è la panca da calisthenics, che cerchi di superare la sbarra e appoggiare il mento. E tu non sei in calisthenico, no? Fino a prova contraria. Non penso. No, assolutamente. Riesci a fare una trazione? Riesco a fare più di uno. Ah. Sì, sì. Una decina magari. 10 trazioni. Magari fatti un po' alla crossfitter, però le faccio, però muovo un po' le gambe. Ti giuro, quando ha spinto 170 ho avuto paura che mi arrivassero in faccia, tanto che erano veloci. Ero sopra. Siete proprio schizzato in faccia proprio, no? Ma vai a fanculo. Già la maglietta bianca, vedo. Lui. Già la maglietta bianca, lui nero, lui bianco. Così confonde. Scusa, quanto? Sto prendendo la parte sua, non volevo. Andrea, quanto vuoi caricare? Andiamo a 190? Va bene. Marco è fuori gioco. Allora, 190. È il mio massimale storico questo, 190. Devi cercare di schiacciare il bacino contro le scapole. Accartocciarti come un lombrico quando cammina. Ossigeno. Strizza le scapole. Questa è bassa, Vai. Su. Ok. Stavolta era valida. Dopo fastidio la posizione di fermo, nel senso raggiungerla così lentamente. Io di solito sono abituato a... Se vuoi puoi andare giù a cannone, però devi stare fermo più presto. Ok. Senti, cosa di non staccare la testa? No, vabbè, adesso mi sembrava attaccato. No, adesso andiamo a... Vuoi fare 2.10 direttamente? No, andiamo a 2.10, poi li facciamo più piccoli da lì in poi. Andrea, sono 210 kg, eh? Sei salvo perché abbiamo un rack da competizione Power Gear con un ROG Ohio Bar. No, no, prego, Marchese, proceda con le marchette, vada. Dicevo, abbiamo un rack da competizione Power Gear, quindi sei al sicuro, ci sono delle sbarre. Se qualcosa succede, finisci giù con le sbarre, no? In teoria. Le possiamo anche alzare se sono troppo basse, possiamo fare una prova, perché qui almeno teniamo a cuore l'atleta, la sicurezza tua, è un campione italiano, va preservato, perché è una razza in estinzione. Lo strongman è una razza rarissima. Ci saranno sempre campioni, in qualunque sport, in qualunque nazione. Khabib Nurmagomedov lo diceva, io mi ritiro, arriveranno altri campioni, Khabib Nurmagomedov, quello che ha battuto Conor McGregor, quello che, vabbè. Io non so di che parla. Campioni in estinzione. L'UFC, va bene. Sì, l'UFC. Vabbè, che non ha niente a che fare con noi. Dov'è fermare il
KFC, è Kentucky Fried Chicken per questo qua, è KFC. È molto buono, devo dire. Sì. Come va con la dieta? Dieta, io seguo una dieta macrobiotica, giusto? Ferre, o vegana, macrobiotica. 7.000 calorie al giorno. Ma questo si mangia un bovino al giorno, altro che vegano. Calorie 7.000 calorie al giorno, ma mangio tutti i giorni le stesse cose. Se posso chiedere, fai anche pasti liquidi, usi integratori? Faccio un pasto semiliquido, cioè prendo integratore di proteine con del riso soffiato e la frutta secca. E tutte le vitamine che conosciamo comunque, no? Sì, sì, beh, quelle insomma, roba naturale. E come idratazione, bevi acqua a litri, penso, giusto? Sì, anche fiumi. Il serbatoio di sotto casa lo svuota. E anche 6 litri al giorno. Anche 6 litri, sì. Wow. Beh, d'estate poi immagino che... Sì, 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 sì. Va bene, ora facciamo 210 kg, eh? Sei sicuro di farli senza maglia? Senza maglia, non ho mai usato la maglia, non so neanche cos'è. Manco io, manco io. Vabbè, io ti ho avvertito. Andiamo. Io via, press e rec. Talloni a terra, ovviamente, testa attaccata, aspetta il via, stabile, via, press, rec. Hai un po' mosso la testa, attenzione, non l'ho controllato però, il via non, mi hai anticipato col via, devi aspettare il via, è un po' troppo anarchico oggi. No, non lo sono di solito. Ti intimorisce la mia presenza? Che è un po' rallentato. Assolutamente no, scusa, te lo dico. A metà salita ha avuto un po' di tremolio, un po' di esitazione, a metà traiettoria, ma proprio lo sticking point. Tremolio che è il Parkinson. Ah, beh, secondo me qua ha cominciato ad avvicinarsi al limite, secondo me qua... Non ho preso tanta velocità, dovevo prendere più velocità da sotto. Allora Marco, non ti ho toccato il culo, eh? No, a telecamere spente sì comunque, tanto per chiarire. Poi sono io quello, no? Che... Era il fianco, Marco. Sì, era il fianco. Poi io... vabbè. Tu sei etero purtroppo e... Beh, oggi non è proprio essere popolarissimi. Comunque, le barre tengono un pezzo... Power Gear, no? Dove tenere un 220 che cede. Power Gear tiene tutto, ma qual è il problema? Sei tu che fai la menata, no? Uno di qua, uno altro di là. No, che guarda, no, la menata non l'ha fatta il io. Il barricello che tira. L'ha fatta lui, lui. Ah, vabbè, okay. Indichiamo chi. Allora, d'accordo. Allora, abbiamo un arbitro FPL, idechi de patto. Sì, a quest'ora ho già fatto un allenamento completo. Più il kit di antinfortunistica. Perfetto, più infatti adesso avremo fatto una panca scagazzata e noi valorizziamo l'atleta. Andrea, procedi. Marco, Potter che stacca e noi ai lati per la sicurezza. Campione, al tuo segnale. I comandi, anzi do io che ho il microfono. Via, press e rec. 220 kg. Via. Press. Rec, testa staccata. Prova nulla. Hai staccato la testa completamente, Andrea. Completamente. Sì, purtroppo sono d'accordo, è nettamente staccato la testa. Quindi. Perché cerchi il trapezio. Cerchi il trapezio. Il trapezio è importante, non so se hai visto. Ma è importante anche la salita del collo. Anzi, il collo non c'è qua. Fuso direttamente con le vertebre. Fuso col teschio. È un pezzo unico, non c'ho più il collo. Mai. Vabbè, allora cerchiamo di fare ora 2.30, validi, così. Domingo approved. Ma dai poi la magliettina, non so se è la mia taglia però. Sì, la usi come bandana, la usi. Andrea, 230 kg, è il peso più alto mai alzato all'Iron Fit di Monza. Sicuramente ci sono due o tre cose rispetto a come faccio la panca di solito che cambiano un po', sono al di fuori delle mie abitudini e rendono il movimento molto più difficile, in particolare il fermo così prolungato, il tenere i talloni a terra e poi la testa che faccio fatica a controllare. Testa è l'unico elemento che ti invalida l'alzata, perché per quanto riguarda il fermo comunque sprofondato, i talloni a terra, l'assenza di leg drive non ci interessa, puoi anche dare il colpetto senza staccare il culo. Il problema è che se stacchi la testa è nulla, già in discesa. Sì, però sono cose a cui sto cercando di fare attenzione, a cui non sono abituato, che un po' mi tolgono il focus dal pressing. Comunque avverto una certa differenza rispetto a come faccio la panca di solito. Oh, 2.30, sono sempre 2.30, speriamo di portarli a casa. Sì, ma tu vuoi il bollino domingo approved, se no troppo facile, no? Io voglio la maglietta, ma tu non c'hai la misura giusta, quindi... non ne ho una da tua taglia, non credo che esista. Vabbè, dai, vabbè. Farò di più quando avrai la maglietta nella taglia giusta. Se fai 2.40 validi te la faccio avere. Lo faremo. Vai. Marco, mi raccomando, la salute di Andrea è nelle tue mani. Fai il tuo lavoro che faccio il mio. Allora, Andrea, mi raccomando, non staccare la testa in discesa. Via, press, rec, ok? Stabilizza. Via. Press. Vai. Molla. Tutto sul tenere la testa attaccata. L'avresti staccata, l'avresti fatta? Penso di sì. Ok, ma noi purtroppo non possiamo permettere questo. Se tu avessi un buon setup scapolare riusciresti a farla magari con un maggior controllo. Comunque questo per me è un punto di partenza, perché non allenando mai la panca come fate voi powerlifter. Secondo me ha condotto molto bene tutte le fasi. No, devo dire una cosa io. Ho finito. No, non devi neanche iniziare, un attimo. Voglio dire una cosa molto importante. Come sai, il compianto Scheraggi è sparito. Sai chi è Scheraggi?
Purtroppo no. Schiraggi è colui che sul web YouTube ha fatto 220 e tutti lo additavano come il più forte in assoluto. Io feci una video reaction e glieli annullai completamente perché era rimbalzata e tutto il resto. Quindi adesso ragazzi non rompete più coglioni perché lui, il personaggio su YouTube che ha fatto la panca più alta, approvata, valida con 220. Anzi no, aveva staccato la testa con 220. Allora scendiamo a 210. E allora rifacciamo 220 validi. No, 210 li avevo fatti validi. Ho capito, ma devi fare 220 validi. Dai, ok. Marco, che cazzo stai a fare con sta cintura? No, pensavo che avessimo finito, stavo facendo trazioni. No, non abbiamo finito, ho detto di fare 220 un'altra volta. Le vogliamo convalidare o no? Sì, sembra giusto. Cioè, tu devi lavorare, qua devi allenarti. Devo lavorare, cazzo. Sei pagato per lavorare? Sì, pagato cosa? Mi hai messo in mano neanche 5 euro in vita tua, mi hai messo in mano. Vabbè, i collaboratori, no? Vabbè. Marco, sei lo sponsor. La gente pensa che io faccio i soldi con lui, che mi tira una mazzetta da 5. È lui che deve pagarti, non io. Lui. Io pago già l'attrezzatura. Marco, mi stai toccando il culo ora, tu. Ma figurati, ma neanche, leva le mani, ma neanche con un bastone, ma chi ti conosce? Sfigato, dai, qual è il coglione? Come prima. Adesso Andrea Invernizzi, che non è lo sponsor delle mozzarelle, ma il campione forte italiano di strongman, non mi interrompere, cafone maleducato, animale. Animale. Ci farà la panca più alta mai fatta su YouTube, che non è di Alessandro Schiraggi. La te la sua era nulla, quindi l'avresti già battuto, ma vogliamo umiliarlo, vogliamo onorarlo, visto che è stato il primo. Testa, comandi, via. Press, rec. Stabilizza bene, eh. Via. Testa, giù. Press, rec. Non ci ho capito più niente. Pensavo avesse mollato. L'ha fatti? L'ha staccata la testa? Non lo so, io stavo guardando lui che... Adesso quando sono sceso, poi mi sono accorto, è per quello che mi sono fermato un po', l'ho appoggiata e sono andato in press senza alzarla. Se pensavo l'avessi fallita, infatti. No, no, perché mi sono fermato un attimo per sistemare la testa. Si ferma un attimo con 220 sulla... Ma anch'io ero lì quasi... Non è valida, non è toccato, non è valida! Non è valida, mi hai toccato, non è valida! Perché mi hai toccato? Non è valida! Non ho spiegato, che cazzo combini? Animale. Ma se l'avessi toccato lo avrei sbilanciato, gli facevo un danno. Anch'io ho temuto che fosse rimasto sotto. Ragazzi, giudicate voi se dobbiamo dargli la valida o meno, commentate. Andrea ha chiuso, o meglio, sembra abbia chiuso 220 domingo approved. Nel dubbio gliela diamo valida. Nel dubbio si dà sempre a favore per l'atleta. Io dico soltanto una cosa, che se lui fosse stato da solo nella sua cantina, nella sua palestra, se li fosse sganciati, avesse fatto il fermo, li avesse spinti, li imbroccava il primo colpo serenamente. Poi il fermo purtroppo oggi ci vuole. Perché comunque ormai abbiamo creato una setta di psicopatici. No, no, avete creato proprio un sistema globalizzato di panche piane col fermo, che posso anche capire che sia giusto per la gara. Comunque lui senza il fermo ha fatto 2.50. Oggi per la prima volta oggi si è confrontato con senza il fermo. Senza il fermo vuol dire rimbalzata con la testa staccata, quindi nulla. In buona sostanza, se c'è una setta, è una tassa. Decidiamo noi cosa è valido e no, quindi non ha mai fatto 2.50. No, è vero, infatti hanno monopolizzato tutto, quindi si prende atto che... Comunque è venuto qui per imparare. Però onestamente, umilmente, io glieli darei. Cosa? No, i 2.20 dico glieli darei validi. Ma io ho già dati io. Ha fatto un fermo eterno, ha spinto proprio in modo preciso. Più di così, cosa gli vuoi chiedere? Il sangue. Facciamo di più la prossima volta. Questo sì. Questo possiamo chiedergli, bravo. Sì, questo secondo me era un punto di partenza oggi. Non ho mai fatto la panca regolamentata, per cui c'è solo che da migliorare da qui. Bene Andrea, mi è molto piaciuto vedere la tua panca, correggerti, conoscerti, portare sul mio canale per la prima volta uno strongman, un vero strongman, caro Gioia. Che ne pensi di Matteo Toninelli che ha fatto 400 kg di stacco, è il più alto stacco mai fatto? Come mai tu non l'hai mai superato? Ma io l'ho superato l'anno scorso, ho fatto 401 kg. Ragazzi, è storia, è storia. Secondo uomo oltre 400, attuale record italiano di 401 kg. Senza maglietta, l'abbraccio, bravi, bellissimo. Ero senza corpetto. Un chilo senza corpetto? Un chilo in più, però senza corpetto. Voglio dire però che Matteo adesso, in un periodo in cui ha dei problemi fisici importanti, si è dovuto, spero temporaneamente, ritirare dallo strongman. Per quanto riguarda il mondo agonistico dello strongman, si conclude qua. E spero tornerà, perché il futuro dello strongman in Italia è lui a 24. Bravissimo, questo è un bel messaggio positivo. Sì, questo ci tengo a dirlo, perché lo strongman è come una grande famiglia. Noi, è vero che gareggiamo gli uni contro gli altri, ma ci vogliamo tutti bene, ci supportiamo a vicenda, quindi voglio far passare questo
messaggio, perché questo è lo strongman. Si può dire, tu quanti anni hai? 38 mi dicevi, giusto? Sì, ho 38 anni. Invece Matteo è sui 22, 23, 24, giusto? 25 24, anni, 25 anni. Quindi il passaggio del testimone del tuo erede sarebbe lui, dicevi. Non è la staffetta, Marco, eh? No, però diciamo che è un ragazzo giovane, in questo momento non c'è nessuno in Italia oltre a lui che può portare avanti questo sport. Lo dico con un'ottica all'estero, perché è importante per noi italiani fare risultati anche all'estero, io questo lo dico sempre. Vabbè. Mi auguro che sia in grado di riprendere in futuro. Va bene, ragazzi, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate di questa questione, se volete vedere una vita di press o uno stacco da terra vicino ai 400. Sarebbe... Domingo, fammi fare anche un ringraziamento a te, proprio mi ha avuto sul canale. È difficile per noi stare in Italia avere visibilità, ricognizione, per cui è importante mettere comunque il nome dello sport lì. Sangue nuovo nello sport. Visibilità, attenzione anche per noi, che è uno sport duro e penso ce la meritiamo anche noi a pari. Mostriamo i lividi che vi si è fatto sulle braccia trascinando, non so, un... Ah, il tire flip, giusto. Tire flip. Questo è degno dei più duri sport di contatto. Durante la gara del weekend, infatti ho gareggiato in Olanda 2 giorni fa, quindi oggi sono un po' scassato, tra l'altro. Guarda, per me era dovere portarti sul canale, perché io cerco di portare tutti i più grandi fenomeni dello sport, qualunque ambito, che comunque ci sia un bilanciere. Questo è anche lo scopo del mio canale, quindi... Certo. Grazie Marco per i suggerimenti. Piacere mio. Spero che di riuscire a metterli in atto e portare una panca più pesante la prossima volta. Ne sono più che certo. Grazie mille. Vabbè ragazzi, alla prossima. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta.